posteriori è molto semplice. Abbiamo bisogno di un angolo come questo, quindi tra un angolo formato da due muri oppure da un muro e un mobile, il clicker, se vogliamo farlo così, se vogliamo insegnarglielo con il clicker, e i bocconcini. Allora, naturalmente il cane deve aver già imparato a mettersi seduto e a rimanere fermo, perché quello che dobbiamo fare è metterlo seduto contro l'angolo in questa maniera. Possiamo aiutarci anche con un bocconcino. Sì. Seduta, ok, perché la mettiamo in questa posizione? Allora, prima di tutto perché per le prime volte il cane può aiutarsi appoggiando la schiena contro l'angolo e poi perché gli impediamo in questo modo di mettersi in piedi. Non può alzarsi indietreggiando con il sedere perché c'è l'angolo, non può alzarsi venendo avanti perché ci siamo noi. Quindi prendiamo un bocconcino e lo posizioniamo sopra il naso, andando un pochino verso l'alto, in modo tale che il cane per prendere il bocconcino debba essere costretto a sollevarsi. Appena il cane si solleva, clicchiamo e premiamo. Benissimo, bravo. Ripetiamo l'esercizio. Ok. Cerchiamo naturalmente di farglielo fare sempre, sempre meglio e di farla stare nella posizione il più a lungo possibile. Quindi ripetiamo questo esercizio più volte, fin quando non vediamo che il cane inizia a capire. A quel punto possiamo farlo allontanandoci un pochino, alzandoci in piedi per esempio. Vieni, sì. Vieni qua. La riposizioniamo, lo riposizioniamo all'angoletto, seduta, bravissima. E a questo punto possiamo anche introdurre il comando, sia vocale che gestuale. Il mio comando vocale è su e quello gestuale è con la mano sinistra che indica verso l'alto, insomma, in questa maniera. Su. Su bene. Bravissima! Quindi quando il cane ha capito questo, piano piano lo allontaniamo dall'angolo e iniziamo a farglielo fare senza nessun appoggio. Seduta, brava. Su. Bravissima! Bravissima. Dopodiché glielo facciamo fare nei posti più disparati, in giardino, su un tavolo, su un tavolino, su una sedia e così via. Naturalmente è più facile per i cani di piccola taglia perché in base alla loro struttura hanno maggiore facilità nel mantenersi in equilibrio sulle zampe posteriori. Però è possibile insegnarlo anche ai cani di grossa taglia. Io in passato l'ho fatto anche con un Doberman, quindi non è affatto difficile. Ciao!